Grazie. Dunque, io avete capito che sono un fisico, ma non farò certo una lezione di fisica, perché successivamente alla laurea di fisica mi sono laureato in medicina e mi sono chiesto: ma è proprio vero che tutto ciò che avviene nell'organismo umano, così come ho studiato, come abbiamo studiato in medicina, è tutto regolato attraverso meccanismi che sono biochimici? Punto di domanda. Ma qualche dubbio me lo sono posto. Perché me lo sono posto? Perché non posso ignorare di aver studiato per 4 anni la fisica. E mi sono domandato: ma tutto ciò che avviene, che il mio professore, che il nostro professore di biochimica ci ha spiegato, per cui tutte le reazioni avvengono, e avvengono davvero, e avvengono davvero al momento giusto, al tempo giusto, è proprio lì. Oh, ma quante reazioni avvengono all'interno dell'organismo umano? Non saprei dire, ma insomma, milioni e milioni di reazioni avvengono. E quindi mi sono chiesto da fisico chi è il regista che permette a tutte quelle molecole che abbiamo nell'interno dell'organismo di arrivare a fare quello che vi ho raccontato. Me lo sono posto e avreste dovuto porvelo anche voi, a dire la verità. E chi potrebbe essere il regista? Ci ho pensato lungamente. E devo dire che c'è stato un medico, oserei dire biologo più che medico, che negli anni 30 ha preso il Nobel, non perché ha dimostrato, guardate bene, ma perché ha ipotizzato. E allora, sulla base di quello che lui ha ipotizzato, io ci ho ragionato. Che cosa mi ha detto questo Georgi? È un inglese naturalizzato americano che ha detto: ma come può essere che queste molecole si incontrino lì per fare la reazione giusta? E lui ha ipotizzato l'acqua. Ha detto: vuol dire che il regista che permette alle molecole di incontrarsi in maniera corretta può essere l'acqua? Lui ha detto sì, può essere. E dentro l'acqua ha detto un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere, essendo io, ho detto, un laureato in fisica. Ha detto: dentro l'acqua ci deve essere qualche cosa che orienta le molecole, che dirige le molecole. E lui ha ipotizzato il campo elettromagnetico. Giochiamo in casa, il concetto del campo elettromagnetico è un concetto di fisica. Ma perché nell'acqua c'è il campo elettromagnetico? E allora io ci ho ragionato lungamente e ho fatto questo esempio. Non ho avuto il coraggio durante l'esame di biochimica di porre questo problema nel momento in cui io facevo l'esame, perché probabilmente mi avrebbero cacciato fuori. Ma dopo ho detto: eh no, il trucco ci deve essere. Perché ci deve essere? Vi faccio un esempio. Ovviamente, come solito, ho in tasca una chiavetta ricca di slides, ma io preferisco farvi ragionare con me ad alta voce. Allora,
Io mi sono detto, vabbè, chiamiamole molecole A, B, C, D, punti di Z. E supponiamo che io voglio esaminare la reazione a Z, A incontro Z. Tiro fuori le molecole del mio corpo, stabilisco le condizioni di temperatura. Quanto è la temperatura del corpo umano? 37 gradi. Bravo. Stabilisco la condizione di pressione. Quanto è la pressione che è qui in questo ambiente? Boh, siamo a Milano, la pressione siamo a livello del mare. Va bene. Stabilisco il tempo. Attenzione che le reazioni all'interno del corpo umano vengono con una velocità enorme. Ah, supponiamo, dai, facciamo un discorso, voglio essere molto largo. Stabiliamo il tempo, 10 minuti. Allora io prendo tutte queste molecole, le metto dentro una specie di caldaia, faccio girare per 10 minuti sta roba qui, e che cosa trovo? Troverò che A ha fatto una reazione con B, che A ha fatto una reazione con C, che A ha fatto una reazione con D. Puntini, 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 finalmente ha fatto la reazione con Z. Ma secondo voi, nel corpo umano, se a me serve la reazione a Z, arrivano tutte quelle reazioni lì? Ma neanche persone. Perché? Perché la chimica, il sistema fuori è la chimica che mi fa vedere che avvengono tutte queste reazioni, ma a me interessa Z, mi scelgo a Z e tutto il resto lo butto in discarica. Questo è quello che avviene. E nel corpo umano, secondo voi, perché A incontri Z, deve fare tutto quel caos lì, ma neanche persone. E allora ci deve essere qualche cosa. Lì le molecole sono poco serie, ce la faranno tutte. Guarda un po'. Ma nel corpo umano le molecole diventano serissime. Da poligame diventano mono. E allora ci deve essere tutto. E allora Gheorghi aveva detto giusto. E io adesso vi spiego e vi dimostro perché. Allora l'acqua. H2O. H2O, due idrogeni, un ossigeno. Un atomo idrogeno, atomo di ossigeno. Qui interviene la fisica quantistica. Ma tutta la fisica quantistica ci ha detto che tutto ciò che è in natura vibra. Ah, certo, dopo io vi farò, tornerò un po' indietro, vi parlerò della fisica quantistica, non per farvi una lezione di fisica quantistica, ma per darvi alcuni concetti che noi medici non conosciamo. Ed è importante che invece noi dobbiamo conoscere. Ah, tutto vibra? Sì, tutto vibra. Allora vuol dire che l'acqua ha nel proprio interno una vibrazione? Sì, no, guarda, la faccio io. L'acqua del corpo umano vibra. Con che frequenza? Questo è la frequenza. Cos'è la frequenza? È il numero di oscillazioni nell'unità di tempo. Siccome il tempo lo considero un secondo, va bene, vuol dire che la mia acqua sta facendo così, seguitemi, sta facendo così, quante volte? In un secondo, quante volte io mi piego e ritorno su? Non lo so, contale. Ma non è questa la cosa. Allora, l'acqua vibra. E allora A vibra, la molecola A vibra, sì, la molecola B vibra, certo, la molecola C vibra,
La molecola Z vibra. E allora qual è la condizione che aveva ipotizzato lui senza saperlo? Se la vibrazione di A è circa uguale alla vibrazione di Z e vibrano entrambi, tutte e tre, alla frequenza dell'acqua, guarda caso, arriva un'attrazione incredibile che non è l'incontro casuale da A, B, C, D, come avveniva fuori dall'organismo umano, no! Ma viene con una forza di attrazione che noi fisici chiamiamo di risonanza. Ah, allora A incontra, anche se A è da una parte e Z dall'altra, e incontra una velocità. Quale velocità? Quella della luce. Quella della luce. Ah, allora vuoi dire che quell'oscillazione che era dentro l'acqua, che oscillava in questo modo e ha permesso l'incontro rapido di A e Z, è una reazione che presuppone che nell'acqua ci sia un campo elettromagnetico che viaggia alla velocità della luce e che permette sì di far incontrare rapidamente A con Z e non A con B, A con C, che sarebbero incontri casuali. Ma voglio precisare una cosa. Allora, secondo questo ragionamento, uno potrebbe dire, bravo Spaggiari, ci hai spiegato. Ma allora nel corpo umano viene una sola reazione, che è Z. E no! Perché no? Perché qui interviene la biochimica. La reazione porta energia, quindi quando A e Z si incontrano, la reazione biochimica porta energia all'acqua, portando energia all'acqua, l'acqua cambia la sua frequenza, eccola qua, guarda un po', e a questo punto sarà in grado di incontrare altre molecole. Ecco spiegato che la biochimica, i fondamenti di biochimica, che sono detto sacrosanti e che non ho mai messo in dubbio, ma non si riusciva a capire la casualità con le quali tutte ste robe avvengono. Tra l'altro avvengono facendo reazioni incredibilmente complesse. E avvengono al momento giusto per fare la reazione giusta, dicevo, enfatizzo questo concetto. Perché? Perché se la reazione fosse sbagliata e nasce la patologia, allora mi viene un dubbio, orco, mi viene un dubbio. Ma allora io che faccio il medico e faccio il medico, come faccio quando c'è una reazione sbagliata a correggere la reazione sbagliata? Gli darò un farmaco. Certo, gli darò un farmaco, giusto. Veramente me l'hanno insegnato. Ho fatto farmacologia, ho fatto clinica medica, quello che avete fatto voi. Gli do un farmaco e mi auguro, se non sbaglio, se non sono deficiente, che il farmaco vada ad agire in modo tale che la reazione così torni così. Ecco la reazione giusta. Giusto? Molto giusto. Ma aspetta allora. Ma vuoi dire allora che io potrei agire sulla diverso orientamento di un campo elettromagnetico interno in modo tale che se A deve incontrare Z e sbaglia, io potrei orientare un campo magnetico in modo tale da far incontrare A con Z? Orco, che bella domanda questa. E la risposta è sì. Allora vuol dire che la medicina classica si occupa di tutto quello che effettivamente, giustamente abbiamo studiato, per cui ti do un farmaco che vada a modificare una reazione. E la medicina di cui parlo io, che è la medicina che si basa sulla biofisica, io potrei variare un campo elettromagnetico in modo tale che se la reazione vedo che è sbagliata, io la porto giusta.
questa medicina quantistica. Sì, sono sempre più convinto. Sempre più convinto. Ma per farvi capire bene tutto quello che voglio dire io, certo, dovrei avere molte ore per stare insieme a voi e discutere insieme a voi. Ma io partirò con alcuni concetti. Guarda, c'è in mano un pennarello, eh. Oh, lo sostengo questo pennarello, eh. Perché? E perché se tocco la mano questo mi cade per terra. Perché mi cade per terra? E perché c'è il peso? Oh. Ah, c'è il peso. Ma questo pennarello che ha peso ha un'altra grandezza interessante per noi fisici e per noi medici. Qual è questa grandezza? È la massa. La massa. E la massa, non faccio delle operazioni di fisica, è legata al peso, perché se io ti prendo questo, Otto, c'è un peso diverso, non lascio la mano perché si spacca tutto. Ma c'è una massa diversa rispetto a questa? Sì, certo. E la massa è fondamentale. Perché? Perché per i fisici classici, quelli di una volta, quelli che poi sono stati messi all'angolo, i fisici classici vedevano la massa unicamente legata alla forza peso. Quindi la massa è una cugina stretta del peso, in poche parole. Cioè, in mano questo oggetto che ha peso e quindi ha la sua massa. Se prendo quest'altro oggetto, c'ha peso diverso e quindi massa diversa. Bene, prendo questo, diverso. Se prendo il fegato, no. Fegato ha peso diverso, ha massa diversa. E se ti prendo il pancreas? Certo, cambia. Ah, ma anche qui arrivo. Ma rispetto alla fisica classica, la fisica moderna, che si chiama fisica quantistica, che cosa ha introdotto la fisica quantistica rispetto alla fisica classica? Ha introdotto un concetto diverso. Prendo Einstein, ma badate, noi tutti parliamo di Einstein, ha fatto bene Giorgio a far vedere quella slide con Einstein, che è stato un genio. Ma non è solo Einstein, noi parliamo sempre solo Einstein, ma ci sono stati insieme a lui un sacco di fisici moderni che hanno permesso di cambiare dalla fisica classica alla fisica quantistica. Perché? Ecco la massa. La massa per noi era legata solo al peso. E invece la novità è che la massa, introdotto, detto da Einstein, ma non è proprio vero, è la massa una forma di energia. Ah sì? Ah, vuol dire che questa roba qui allora emette energia? Sì, può essere, la massa è una forma di energia. Quindi l'energia che c'è in giro potrebbe essere identificata come una forma di massa. Concetto stravolgente. Stravolgente. Ma non è solo questo. Einstein e gli altri ci hanno detto una cosa importante per noi medici. Einstein ha detto, noi siamo abituati in un sistema complesso a prendere un elemento del sistema complesso, tirarlo fuori dal sistema, studiarlo. No. Perché no? Scusa, ce l'ho qui, lo guardo, lo seziono. No, non puoi farlo. Perché non posso farlo? Perché non tieni conto delle interazioni, non tieni conto delle interazioni che quell'elemento ha grazie al fatto che ci sono altri elementi nel sistema complesso. Allora io faccio al medico e dico, ma come? Se io mi occupo di fegato, non è vero?
non sono epatologo. E mi occupo del fegato. E beh, vabbè, ma il fegato è un organo importante, è collegato col pancreas, con l'intestino, con tutto. Allora se tu lo studi fuori e non tieni conto delle interazioni, probabilmente capisci del fegato. Ah, certo. Ma la cosa più interessante è quella che vi sto dicendo adesso. Allora, la prima legge era la massa è una forma di energia, l'energia è una forma di massa. La seconda è tu non puoi studiare un corpo se non lo consideri dentro il sistema. Terza cosa importantissima. Parlo del vuoto. 5 minuti. Ah, porco, però non vi dico niente. Beh, vi dico del vuoto. Vi dico del vuoto. Il vuoto che cos'è il vuoto? No, vuoto è assenza di materia, non c'è dito niente, ho preso un bicchiere, è vuoto. No, 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 no. Fai un esempio più bello perché non mi piace questo qua. Va bene. Allora, il vuoto per la fisica classica, quindi antica, è una notte buia che più buia non si può. E invece per la fisica quantistica, che poi diventa la medicina quantistica, perché io faccio la medicina quantistica, il vuoto è una notte buia che più buia non si può, in cui ci sono dei flash di luce. Dei flash di luce. E cosa sono i flash di luce? Sono fotoni. Oh, fotoni? Sì, chiamami in un altro modo. Quanto di energia? No, preferisco fotoni. Allora, se sentite parlare di quanti di energia nella fisica quantistica, ecco da dove arriva la parola quantistica, da questo. Allora, i fotoni o i quanti di energia sono la stessa cosa, ma interessante questo. Perché è interessante? Perché la vita non avrà più fine. Perché? Perché l'energia ce lo fornisce il vuoto. Quindi, se non facciamo noi esplodere il mondo, se non lo distruggiamo per l'inquinamento, per tutto quello che effettivamente vi ha raccontato anche Giorgio, sicuramente la vita andrà avanti al di là di noi, dei nostri figli, nipoti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Il vuoto è un generatore di energia. Capite che questi tre concetti sono stravolgenti. Stravolgenti. E allora io vorrei farvi vedere, ma non vi faccio vedere niente, che cosa significa campi elettromagnetici nell'interno del nostro organismo, qual è il ruolo dell'acqua, qual è il ruolo dell'ossigeno. E vi faccio vedere come nell'acqua nascono le differenze di potenziale che sono nella cellula tra l'acqua interna e l'acqua esterna. Ma penso che io parlerò le 14. Allora ricomincio, no, non so se ricomincio perché non mi ricordo dove ero arrivato, ma voglio farvi una considerazione da medico a medico. Se io mettessi degli elettrodi sul torace di questa collega, ovviamente farei un elettrocardiogramma. Elettrocardiogramma. E che cos'è l'elettrocardiogramma? È un segnale di corrente che esce dall'organo cuore e attraverso un pennino io riesco a vedere la forma di questo segnale. Oh, la medicina del segnale l'avete sentita, io sono finito perché ci sono dei colleghi che devono discutere con me. Medicina di segnale. Allora, il cuore della collega
dal cuore del collega escono una serie di segnali. Allora io mi diverto qua a disegnarli. E oggi pomeriggio vi parlerò dell'acqua che si hanno interrotto mentre parlavo dell'acqua. Allora, guarda un po'. Questo è l'asse delle ampiezze e questo è l'asse del tempo. E io dico il tempo equivale anche alla frequenza cardiaca. Non metto tutti gli elettroni che dovrei mettere, mi interessa soltanto una terminazione, perché le altre fanno esattamente la stessa cosa. E se questa è la corrente, ve la disegno, guarda un po' cosa succede. Picco negativo. Questa è la corrente del cuore della nostra collega quando io metto due elettroni. Beh, allora io dico bene, è una corrente. Sì, è una corrente. Siamo tutti d'accordo che è una corrente. Il cardiologo sulla base della forma e della frequenza, che cos'è la frequenza? È il numero delle oscillazioni nell'unità di tempo. Siccome abbiamo detto che il tempo è un secondo, se quel disegno che ho fatto avviene in un secondo, vuol dire che la frequenza cardiaca di questa nostra collega è 2 Hz, la misura è Hz. Ma non è questo che voglio dire. Sta malissimo, la collega, avendo un cuore di 2 Hz. Allora io faccio il fisico. Faccio il fisico e dico, ma guardate che c'è una legge fondamentale della fisica che dice che ogni qualvolta circola corrente in un circuito, in questo caso cardiaco, produco campo elettromagnetico. Ah, allora io dico, bene, se era questa legge, è vera. Vuol dire che la mia collega, guarda un po', te lo faccio su questo stesso grafico, fa una forma diversa qui, guarda un po'. È vero, non pensate che vi prendo in giro. È la miseria. Campo elettromagnetico prodotto dalla corrente del suo cuore e che io ricevo. E no, come fai a ricevere? No, qui c'è un caos di roba, guarda, c'è la luce, c'è il microfono, ci sono i proiettori, avete tutti i telefoni in tasca. No, come fai a fare una roba del genere? No, adesso ti frego io. Va bene, avete ragione. Ce l'avevi tu, questa è una delle mie slides. Va bene, allora che faccio? Ti faccio una gabbia di Faraday. Cos'è una gabbia di Faraday? È la gabbia del canarino. Allora, guarda, te la disegno. Parto di qua, faccio una rete, vado fino qua, vado, chiudo qui la rete, poi chiudo di qui e di qua. Io sono fuori dalla rete. C'ho uno strumento atto a misurare il campo magnetico e secondo voi il campo magnetico dentro la gabbia di Faraday che cos'è? Zero. Mentre qui il campo magnetico è un caos. Bene, lo dico, collega, scusi, entri per piacere nella gabbia, io sono sempre fuori, C'ho il mio rilevatore di campo magnetico, lei entra. E io vedo che il mio pennino col registratore mi fa esattamente quella roba qua. Oi, colleghi medici, ma io il suo cuore lo misuro qua. Ma adesso io lo sto misurando qua. Allora la prima considerazione che faccio è dov'è il corpo? Noi medici, dov'è il corpo? È lì, è qua.
Ma se ti faccio una gabbia più lunga e vado qui, guarda, e mi misuro ancora il segnale di campo elettromagnetico emesso dal suo cuore. Oh, ma non emette! Lei emette! Voi emettete! Io non sono in grado di acquisire, non sono in grado di capire, non sono in grado di rilevare, ma voi emettete tu. Ma se ti prendo il cervello, il segnale del cervello è molto diverso rispetto dal cuore. Eccolo qua, lo faccio di nuovo, vi faccio vedere com'è. Tempo, frequenza, la stessa cosa, ampiezza che è corrente. E cosa esce dal cervello? Guarda un po', e se faccio così, c'è un attacco epilettico quello lì. Sono onde sinusoidali quelle messe dal cervello. Allora, scusa, applico di nuovo la legge della fisica. Ogni qualvolta circola corrente in un circuito cerebrale, in questo caso, guarda un po'. E se c'è l'attacco, eccolo. Allora che il cervello emette. Lei sta emettendo, voi state emettendo, io sto emettendo su di voi. Non riesco proprio a rilevarlo perché non ho questa sensibilità, non ho strumenti. Ma ce li ho strumenti, ce li ho. E allora, se vi dicessi, guarda che scherzo che vi faccio, torno qua. E supponiamo che in questo grafico che correggo salta fuori l'impulso così. Che cosa dico io al cardiologo? Io come cardiologo? Ma guardi, lì c'è un impulso che non dovrebbe esserci, lì c'è un'aritmia. E cosa facciamo noi medici? Noi medici facciamo in modo di darti dei farmaci che controllano la tua aritmia, giusto? Ovvio. No, allora io adesso ti faccio lo scherzone. Allora, sono fuori dalla gabbia, vedo quel segnale lì che corrisponde evidentemente ad un segnale elettromagnetico in rosso, eccolo qua. E che cosa ti faccio? Guarda cosa ti faccio. Applico la seconda legge fondamentale della fisica che dice che se tu hai un picco anomalo potresti generare tu fuori dalla gabbia un campo, attenzione, un campo elettromagnetico indotto, ve lo faccio vedere che cammino dentro la gabbia ma non ci sono, è il campo elettromagnetico indotto che viene ricevuto dal suo cuore. E cosa fa il campo elettromagnetico indotto? Fa nascere una corrente che proprio si chiama corrente indotta, che è esattamente negativa, atta a modificare e a cancellare l'aritmia che questa collega ha avuto. Questo è l'utilizzo della medicina quantistica, che è un approccio totalmente diverso, ma non concorrente. Le cose che io vi sto dicendo sono cose che sono e appartengono alla nuova medicina, ovvero la medicina integrata. Io ho conoscenze della medicina, sono un medico classico, sono un fisico e ho le cognizioni della fisica, quella quantistica, integro le due, diventa la famosa medicina integrata di cui tutti oggi parlano e che rappresenterà il futuro della nostra medicina. Adesso io finisco e nel pomeriggio vi farò vedere delle cose molto belle. Basta.